Una cinquantina di studenti dell'IT Cappellini Sauer dell'alberghiero Casini della Spezia hanno manifestato questa mattina sotto il Palazzo del Governo e Palazzo Civico per chiedere interventi urgenti sulle strutture scolastiche provinciali spesso fatiscenti e che presentano problemi strutturali e di sicurezza. Le nostre scuole cadono a pezzi ormai da una decina di anni. Tipo, per fare un esempio, l'altro giorno nella mia scuola, io sono rappresentante dell'Istituto Tecnico Cappellini Sauro, Nautico, ITIS e Scienze Applicate, un ragazzo ad esempio è rimasto attaccato alla presa della corrente. Per fortuna non ha arrecato danni, però comunque è una cosa improponibile in una scuola, in un istituto superiore. Noi chiediamo più sicurezza all'interno delle scuole, chiediamo che le aule, quelle danneggiate, vengano ristrutturate, perché in molte aule mancano i pavimenti, mancano anche ad esempio il materiale nei laboratori, che questa è la cosa minore, mancano i banchi, sono rotti, le sedie sono rotte, i controsoffitti che cadono. Chiediamo che vengano ristrutturati dove ci sono dei problemi, che i problemi vengano tutti risolti, di stare al caldo perlomeno, dato che in succursale da noi all'alberghiero ci sono 15 gradi e il minimo sindacale è 18 per entrare in un istituto. Non stiamo bene a scuola. Dall'iniziativa di oggi prendono le distanze i rappresentanti degli studenti dell'Istituto Fossati da Passano. Riteniamo, scrivono, che la manifestazione sia inutile e strumentale in quanto la protesta contro la provincia non è sostenuta da concrete motivazioni. L'ente locale, spiegano, si è impegnato a dare il via alla gara di appalto per i lavori al Fossati da Passano ad inizio febbraio e non siamo a conoscenza di promesse disattese per gli altri istituti e un ritardo nell'inizio dei lavori non giustifica, secondo noi, l'iniziativa odierna. Una manifestazione, insomma, dove ciascuno avrebbe partecipato a titolo personale, come del resto ribadito dagli stessi studenti. Noi oggi non ci riconosciamo in nessun movimento politico, siamo scesi in piazza come studenti di Spezia e studenti di tutta la provincia. Vi sembra normale questo?